minuti. Amici sportivi appassionati, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la fase a gironi della Coppa. Un saluto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava. Il Cagliari, squadra che arriva con il morale alto dopo la vittoria in terra nell'ultimo match contro l'Atalanta. Vengono da un successo per 2-0. Sono convinto che questa partita possa regalare loro un pareggio. Tutto pronto, si parte. Farias. Occhio all'attacco dell'avversario. Prova ad andare, colpito il pallone dal difensore. Comoda uscita del portiere. C'è spazio per andare. Perdono palla dopo l'intervento di un difensore. C'è il traversone. Sicuro l'intervento del portiere che blocca il pallone. Si continua. C'è il vantaggio. Si ripartirà con una rimessa dal fondo. La Serie A protagonista della prossima sfida. Il Cagliari in trasferta affronterà la Roma. Faremo compagnia ai nostri telespettatori con la telecronaca in diretta del match. De Sena. Arriva la segnalazione che ferma il giocatore tutto solo verso la porta. Un'azione spettacolare, deve essere vincente, ma è giusto fermare il gioco. Il Cagliari è stata la prima squadra tra sud e isole ad aggiudicarsi uno scudetto, era la stagione 69-70. Il giocatore simbolo di quella squadra era Gigi Riva, a rombo di tuono, centravanti del club sardo e bandiera della nazionale italiana. Farias. Ha un'autostrada, grande occasione, gran tiro, la prodezza e il miracolo del portiere. Una vera saracinesca. Palla fuori, sarà corner. Albertazzi. Caprari. Palla persa. Perde palla. Contrasto pulito che ferma l'avversario.
Palla girata sulla fascia. Occhio al cross. Un'occasione che potevano sfruttare meglio, che gli avrebbe dato il vantaggio. È lì, è il momento che conta, serve lucidità e freddezza. Caprari. Interrompe l'azione con un intervento. Arriva l'intervento del direttore di gara. Battono subito il calcio di punizione. Farias. L'arbitro dice che può bastare 0-0 alla fine del primo tempo. Partita importante, delicata ed equilibrata, in parità ancora dopo il primo tempo, Stefano. Direi molto equilibrata. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. C'è la prateria per andare. È solo, può andare in porta. Attenzione, il pallone è lì. Lottano per conquistare il pallone. Apre il gioco. La pressione qui è stata decisiva, non è riuscito a tenere il pallone in campo. De Sena. Hanno provato a sfondare per vie centrali, ma sono stati fermati. Guadagna metri verso l'area. Recupera la palla grazie a un buon tackle. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Ecco il tiro. Sembrava l'occasione giusta per trovare il vantaggio. Cambio tattico. Cerca l'episodio giusto per risolvere la gara. Caprari. Sfugge bene all'intervento del difensore. Occhio alla botta, grande parata. E sarà calcio d'angolo. Diakité, e qui avrebbero certamente potuto portarsi in vantaggio. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Sarà calcio di punizione. Cambio tattico per dare una svolta alla gara. Questo poteva essere il gol del vantaggio. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Niente da fare, buon intervento difensivo. Caprari! Attenzione, ecco il gol! Mi aspettavo un match certamente più equilibrato, con poche occasioni, invece oggi sono riusciti a calciare spesso in porta. E hanno provato il gol la via della rete. Hanno creato parecchie palle gol, è vero. Poi bisogna essere anche bravi a concretizzare in questa occasione. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. L'avversario
l'avversario con Erempa. Grande fiuto del gol, è riuscito a segnare infilando il portiere nell'angolino basso. Il recupero sul pallone. C'è spazio davanti a sé, va verso il portiere. Occhio al tiro ed è rete! Partita davvero a senso unico, ben detto chiarissimo. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Il punteggio li vede avanti 2-0 quando siamo ormai nelle battute finali della gara, a metri a disposizione. Grande occasione! Prova ad andare, la sicurezza del portiere che dice di no. Si è mangiato un gol già fatto. Sarà corner. Diakité, l'istinto del portiere. Ancora un'occasione dalla bandierina. L'uscita sicura del portiere che blocca il pallone. Apre di testa. Sale la difesa, scatta la trappola, è fuori gioco. Disturbato, ma va avanti. De Sena. Spezzato bene qui il gioco avversario, hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Ed ecco l'arbitro che fischia la fine della gara. Vittoria e reti inviolate, un grande segnale di solidità. Beh, questa è la risposta più importante per un allenatore, si parte dalla difesa e oggi ha giocato veramente bene. È tutto davvero però.